bisogna anche occuparsi della politica, significa occuparsi dei propri problemi. Se noi lasceremo agli altri decidere, io credo che non decideranno mai per noi, decideranno sempre per loro stessi. Ci tengo a ribadire una sola cosa: intanto superate la timidezza, perché nessuno è più bravo di voi, nessuno, nemmeno quelle persone che dicono di avere titoli di studio, di essere altamente istruite. Spesso quelle sono le peggiori, perché hanno studiato non per dare al prossimo, ma per prendere al prossimo. E le competenze che hanno nel tempo, diciamo, affinato, spesso portano loro a realizzare sempre più la propria affermazione personale. E allora io penso che anche le persone semplici, come era una volta questo paese, perché questo paese è stato, diciamo, è stato esempio per molte generazioni nel passato. Io l'ho detto nella mia conferenza stampa, quello che noi vediamo oggi, la crescita modesta che c'è stata anche dal punto di vista economico, è dovuto a persone che non avevano una grande istruzione, che sono partite con una valigia di cartone. E la verità non è che è frutto di un'invenzione, che hanno preso delle navi che a stento forse facevano le traversate e che sono arrivati in posti dove loro non conoscevano non solo la lingua, non conoscevano le persone. Per cui quello che oggi viene fatto nei confronti di molti migranti che vengono a questa terra, noi l'abbiamo anche subito, solo che l'abbiamo presto dimenticato, perché la nostra società si è talmente imborghesita, senza avere nemmeno le basi per essere borghesi, senza nemmeno capirne il significato, che ha perso di vista quelle che sono le cose che contano. Io ieri ne parlavo con Irene, che ho il piacere di vedere anche stasera, ritengo che sia una di quelle persone che, diciamo, è positiva avere una comunità, perché quantomeno si sta interessando, pur non avendo, credo, nessun interesse di tipo elettorale, anche se alcuni di noi, mai compreso, avevo pensato che forse qualche tempo fa lo avesse. E ho mandato su Facebook, e ho chiesto che questi giornali sono seguiti dai giovani, vecchi non so, però mio padre io glielo farò vedere, un film che mi ha suggerito un'amica mia, che è molto legata ai temi della natura, dell'ambiente, e che io credo il prossimo futuro realizzerà anche delle cose importanti anche nel contesto occupazionale a livello planetario, perché il futuro non sarà l'industrializzazione e il consumo eccessivo dei prodotti, ma un utilizzo razionale degli stessi. E questo film penso che anticipa forse quello che sarà il futuro, come lo fece Star Trek quando noi, magari io ragazzo, lo vidi un po' di anni fa e guardavo il 2000 come una meta così lontana che poi arrivate l'abbiamo anche superata, ci siamo prima del 14. Credo che sia un'anticipazione di quello che sarà il mondo e l'economia del mondo in futuro, nel futuro, e che riguarderà non solo un utilizzo razionale delle risorse naturali, ma il rispetto per ciò che abbiamo e quindi anche per le persone. Questo film è un guardarsi, secondo me, in avanti, perché parte da un presupposto essenziale, cioè dalla decadenza della società industriale, no? Dal rifiuto di quelle che sono, diciamo, le dinamiche, le gerarchie, e quindi un mondo che vive un po' di natura e di rispetto delle persone, no? E su questo io credo che non Pentone, che è un granellino di sabbia rispetto al mondo, ma un po' la cultura generale, su questo spero che si baserà. E l'incontro con i giovani è, diciamo, una speranza da questo punto di vista, che le nuove generazioni realizzino più che un ricambio generazionale, un ricambio culturale rispetto alle cose e al modo di fare. Qualcuno si chiederà perché poi dovrà votare me o qualcun altro. Io credo che ognuno di noi, dicevo a questa persona stamattina, ognuno di noi deve essere rispettato anche per l'impegno che dà, ma io non ritengo di essere uguale agli altri, io ritengo di essere diverso agli altri, in peggio molto probabilmente, ma non sono uguale. E io facevo questo esempio ponendo a questo amico, diciamo, una domanda rispetto a un tema che spesso torna rispetto alle, non solo alle campagne elettorali, ma ai temi della politica in generale. Perché lui legittimamente diceva che spesso la politica è frutto delle ritorsioni, ed è anche vero, frutto di rappresaglie,
alcuni di noi hanno anche subito, e anche pesantemente, non dico io, molte persone che conosco in passato, che per la loro appartenenza politica hanno sicuramente subito gravi danni, diciamo così. E allora io dicevo questo, se lui riuscisse a ricercare all'interno delle persone che oggi fanno anche politica, tra virgolette, in questo paese, persone che abbiano preso distanze aperte rispetto a atteggiamenti che sono poco leciti o poco legali, e la risposta non è stata positiva, è stata negativa. E quindi dicevo, adesso fai questa domanda anche nei miei confronti, per vedere se io rispetto a questi atteggiamenti abbia o meno mai assunto una posizione pubblica, anche di denuncia delle cose che non mi piacciono. E in questo caso la risposta è stata affermativa. Questo non significa che io debba essere necessariamente riconosciuto come la persona più legittimata a fare il sindaco. È un parametro in base al quale magari valutare anche le persone. Stasera sono presenti anche alcune persone che saranno nella mia lista, perché mi ritroverò, come c'è un eccessivo tatticismo, no, delle strategie così difficili in campo, io non li vedo, e così come non vedo l'attenzione che qualcuno mi sosteneva ieri mattina. Io sto vivendo questa campagna elettorale con la massima serenità, in alcuni casi è necessario anche alzare i toni, perché ritengo che ci siano degli atteggiamenti denigratori nei confronti della nostra lista, non solo dell'Europa lista, ma sinistra, che non siano positivi. E all'interno della nostra lista ci sono persone del tutto autonome, cioè non sono state catapultate da qualcuno a essere candidati, ma hanno deciso liberamente. E sono libere, da questo punto di vista, di consigliare, di ascoltare, di decidere, di inserire nel programma amministrativo che presenteremo in modo molto semplice, per punti molto semplici, le cose che loro ritengono giuste. Io, qualcuno mi riprova di essere eccessivamente democratico, ma è meglio essere accusato di questo che di essere il contrario. Dicevo, partiamo da questo perché non dalle associazioni, perché le vere associazioni siamo noi, siamo le persone che rappresentiamo questa comunità, e i giovani sono la parte meno, come dicevo prima, inquinata della società, che noi, e soprattutto io che mi candido, dobbiamo cercare di salvaguardare. Io non proporrò, altrimenti estenderanno la possibilità di inserire nella lista 10, come molti di voi sanno, anche questo è stato saputo motivo di grandi discussioni. L'altro giorno mi ha chiamato uno, mi ha detto, sapete che hanno stesso 10 i candidati, dice che tu non ti candidi più. È una notizia che ho preso, anche io ho dovuto, naturalmente, con il mio saper fare, se desidera. E dicevo, dobbiamo partire da questo e dobbiamo cercare di partire dai giovani e di salvaguardarli da quelli che sono gli interessi dei grandi. Nella speranza, come dicevo prima, che in futuro loro possano realizzare e amministrare le cose in modo diverso da come l'abbiamo fatto noi. Diciamo,